L'autunno è alle porte e la corsa per evitare una nuova possibile ondata di casi di contagio da coronavirus è già iniziata. Anche in Toscana arrivano i nuovi vaccini Covid adattati alla variante Omicron. La prima consegna da parte di Pfizer è arrivata in queste ore. La distribuzione nei centri vaccinali partirà lunedì da martedì via alla possibilità di prenotare. Sono 290.000 le dosi arrivate nella nostra regione a cui seguiranno altre consegne settimanali di consistenza simile per tutto il mese di settembre. Tra qualche giorno arriveranno anche 50.000 dosi del vaccino Moderna, seguite anche in questo caso da ulteriori consegne settimanali. Secondo il governatore della Toscana Giani e l'assessore alla Salute Pezzini è importante che tutte le categorie interessate si fresche. A vaccinarsi in modo da ridurre i rischi di nuove ampie infezioni. La macchina organizzativa è già pronta. Come ricorda la nazione si potrà prenotare la vaccinazione attraverso il consueto portale a partire da martedì oppure rivolgendosi al proprio medico di famiglia o al pediatra. Infine resta aperta la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia. I nuovi vaccini adattati potranno essere utilizzati come booster indipendentemente dal vaccino utilizzato in precedenza. Saranno quindi destinati a chi è ancora in attesa della terza dose prevista per chiunque abbia almeno 12 anni, per chi deve fare la quarta, riservata secondo le indicazioni del Ministero ai cittadini che hanno compiuto 60 anni e ai fragili di ogni età. I nuovi vaccini saranno utilizzati anche per gli operatori sanitari, gli ospiti e chi lavora all'interno delle strutture residenziali per anziani e le donne in gravidanza. Chi aveva già prenotato il richiamo potrà scegliere di farlo con i nuovi preparati firmando il consenso informato. Per ricevere la dose booster è necessario che siano trascorsi almeno 4 mesi dall'ultima infezione o dall'ultima somministrazione.